Ciao amici, buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale a un nuovo video. Oggi vorrei chiacchierare un po' con voi delle ultime letture che ho fatto in quest'ultimo periodo, che tra l'altro seguono un mood ben specifico e quindi sono anche libri collegati tematicamente. In particolare i temi che sono stati toccati da questi libri sono l'identità, le relazioni disfunzionali, le dinamiche disfunzionali che ci sono nei vari rapporti, soprattutto di potere, o ancora quel disagio peculiare e tipico che fa parte della generazione dei millennials, di cui tra l'altro faccio parte anch'io e che deriva appunto da tutta una serie di incertezze che caratterizzano questo periodo storico. I libri di cui vorrei parlarvi sono quattro, che sto leggendo tantissimo tra l'altro in quest'ultimo periodo. Non vi parlerò ovviamente di Due vite di Trevi perché trovate un reading vlog dedicato sul canale, e sono Chiaroscuro di Raven Leilani, che ormai ho finito da un paio di settimane, Mare aperto di Nelson, Nella casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Machado e L'esercizio della Petrucci. Io in questo momento mi trovo in Sicilia, quindi ho con me soltanto L'esercizio di Claudia Petrucci, perché l'ho finito ieri sull'aereo, mentre non ho le copie fisiche di tutti gli altri, ma metterò dei timestamps nell'info box e cercherò di mettere le foto delle copertine da qualche parte qui. Si tratta ovviamente di narrativa contemporanea e tra l'altro si tratta anche di esordi, anzi quasi tutti sono esordi, tranne il libro della Machado, che è il secondo libro che lei pubblica, ma il primo era una raccolta di racconti. Questo è un vero e proprio libro, non proprio un romanzo, ma più un memoir. E quindi secondo me si può dire che anche questo sia tutto sommato un esordio. Allora, direi di andare in ordine cronologico e quindi partire da Chiaroscuro di Raven Leilani. La protagonista qui è Idi, che è una ragazza di 23 anni che è nera e appartenente ad un ceto sociale basso, fondamentalmente inserita in una società che è assolutamente razzista, sessista e capitalista. Vive a New York in un appartamento fatiscente con i ratti che le camminano tra le stanze e lavora in una casa editrice, il che, pensandoci meglio, è anche una scelta abbastanza cliché, soprattutto considerando quanto lei sia insofferente al suo lavoro. Idi viene presentata fin da subito come una ragazza molto fragile, piena di insicurezze e che coltiva dentro di sé una sorta di vuoto emotivo che poi si scoprirà essere lasciato da un passato abbastanza traumatico. Cerca di colmare questo vuoto emotivo attraverso tutta una serie di relazioni occasionali e una vita sessuale molto attiva anche sul posto di lavoro. Il libro si apre con Idi che inizia una relazione con Eric, che è un uomo bianco, borghese, quindi benestante. È sposato con Rebecca. Rebecca è a conoscenza del fatto che il marito ha una relazione con un'altra donna, tuttavia ha stabilito delle regole ben precise per far funzionare, diciamo, il tutto. Quindi diciamo che questa relazione tra Idi e Eric sottosta in un certo senso a questa presenza che aleggia su di loro, che è appunto la moglie Rebecca. Poi a un certo punto la storia comincia quando Idi incontra Rebecca per delle circostanze strane e subito dopo perde il lavoro e perde anche il suo appartamento. Si ritrova quindi sulla strada senza un soldo in tasca e senza un posto dove stare. Comincia ovviamente a cercare dei lavoretti anche tra i più umilianti, perché insomma è l'unico modo che ha per continuare a mettere qualcosa sotto i denti. E a un certo punto Rebecca, in una scelta che mi ha anche lasciato abbastanza perplessa, la invita a stare a casa sua e di Eric. In realtà poi si scopre che questo gesto di Rebecca non è assolutamente disinteressato. Infatti Eric e Rebecca hanno adottato una ragazzina nera di 12 anni che si chiama Akila. Quello che vuol fare Rebecca è fondamentalmente utilizzare Idi come una sorta di guida per Akila, perché le fornisca fondamentalmente gli strumenti per affrontare una società che è prettamente bianca. Ed Idi effettivamente, oltre a aiutarla a orientarsi in questo mondo, le fa anche in un certo senso da confidente e l'aiuta anche a trovare magari più sicurezza in se stessa, anche perché Akila è una ragazza molto piccola ma che è dovuta crescere subito appunto perché ha vissuto una vita di dolore, di abbandono. Idi, oltre ad essere la protagonista, è anche la voce narrante. Infatti questo libro fondamentalmente segue il percorso di Idi da un punto di rottura totale fino a una sorta di riappropriazione di sé. Questo perché Idi, come ho detto all'inizio, è una persona molto insicura e che cova dentro di sé un trauma che deriva dal suo passato. E Idi non è assolutamente un personaggio simpatico che in un certo senso strizza l'occhio al lettore, no, tutt'altro. Commette tantissimi errori, persevera anche nei suoi errori, commette uno sbaglio dopo l'altro, ricerca se stessa negli occhi degli uomini che la desiderano, come se attribuisse valore
rispondere a se stessa in base a quante persone vogliono effettivamente andare a letto con lei. Idi però è anche un'artista che è inserita in una società che è votata alla produttività, una società che è assolutamente capitalista. Infatti è proprio l'arte che riuscirebbe a fargli superare questo trauma, ma lei non riesce a farci conti, perché è sempre impegnata a fare, a produrre, a cercare lavoro, a trovare un alloggio, a cercare cosa mettere sotto i denti. Quando entra a casa di Rebecca ed Eric è come se riuscisse a prendersi una pausa da tutto, riprende in mano il pennello che non riusciva più a prendere in mano da quando appunto aveva subito quel trauma, ed è proprio grazie al ritorno all'arte che riuscirà a riappropriarsi di se stessa. Questo soprattutto grazie a Rebecca. La cosa che mi è piaciuta moltissimo di questo libro è che la relazione principale che viene analizzata e viene esplorata non è tanto quella tra Idi ed Eric, ma è quella tra Idi e Rebecca. Quindi è un legame che è assolutamente ambiguo, però è anche un incontro tra solitudini, delle solitudini che hanno delle radici molto diverse, però in un certo senso si assomigliano. Il loro rapporto, per quanto ambiguo, ricorda una sorta di sorellanza, una sorta di solidarietà femminile. E poi, quando Idi torna a dipingere, torna anche a riconoscere se stessa. Infatti c'è un'immagine molto bella di Idi che continua a dire di guardarsi allo specchio e non riconoscersi, o di guardarsi e vedersi frammentata. Ed è proprio quando Idi riuscirà finalmente a farsi un autoritratto, ad autoritrarsi, che si potrà dire di aver fatto un passo avanti nell'elaborazione e nel superamento del trauma. Poi, per carità, un'altra cosa che mi è piaciuta è che Idi non arriva alla fine del libro che è risolta, ma anche perché le cose sono molto più complesse di così. Alla fine del libro, alla fine del percorso artistico di Idi, alla fine della riappropriazione di sé, si arriva a fare un passetto verso l'elaborazione e il superamento del trauma, ma non si arriva mai a una vera e propria risoluzione della serie. Parto rotta, arrivo aggiustata. A me questo libro è piaciuto veramente tanto. La scrittura della Leilani non mi sembrava nemmeno un esordio, forse verso la fine si perde un po', mentre all'inizio è molto controllata, cioè ha una direzione ben precisa, verso la fine comincia un po' a disperdersi. Quello che mi è piaciuto molto è che la voce di Idi è molto ironica, però è anche molto consapevole. Lei è sempre molto brava e molto precisa nel descrivere quello che sta succedendo dentro di sé. Il libro è assolutamente privo di qualsivoglia moralismo, e con il fatto che Idi non è un personaggio particolarmente simpatico, anche quello che lei ci racconta è senza filtri, molto crudo e molto sporco. Mi ha ricordato molto Queenie, soprattutto per la protagonista e i problemi della protagonista, solo che a me Queenie non era piaciuto al 100%, l'avevo letto l'estate scorsa e mi sembrava che rimanesse sempre in superficie e a livello di letterario, proprio di modo di scrivere, non mi era piaciuto quasi per niente, l'avevo trovato molto piatto. Invece la dinamica del terzo incomodo mi ha un po' ricordato Parlarne tra amici di Sally Rooney. Poi è anche vero che Sally Rooney in realtà ha un modo suo particolarmente efficace di descrivere alcuni meccanismi di introspezione proprio all'interno della testa dei personaggi che qui manca. Però è anche vero che mentre Sally Rooney resta sempre in superficie per quanto riguarda lo struggle, il sacrificio, i personaggi di Sally Rooney sono sempre inseriti in una strana bolla che sembra non scoppiare mai. Invece qui il pregio è proprio quello di raccontare tutto, senza filtri, il sacrificio e le difficoltà anche economiche che la nostra generazione, comunque la generazione attuale, deve affrontare. Nel libro della Leilani fondamentalmente i personaggi affogano, ma affogano perché c'è una società oppressiva, mentre nei libri di Sally Rooney i personaggi affogano, ma non devono mai confrontarsi con il mondo esterno. È una cosa più introspettiva. Qui invece si prende in considerazione anche l'ambiente, la società e tutto quello che c'è intorno. Insomma, io ve lo consiglio molto, a me è piaciuto tantissimo e gli ho dato 4 stelline su Goodreads. Parliamo poi del secondo libro che ho letto nell'ultimo periodo. Anche questo mi è piaciuto molto, anche questo è un esordio. Qui in realtà non siamo in America, siamo sempre nell'ambito anglofono, non siamo in America ma siamo a Londra. Il protagonista è un ragazzo che è anche la voce narrante,
Non ha un nome, quindi noi non sappiamo come si chiama, ma è un fotografo nero che vive appunto a sud di Londra. La prima cosa che ho provato quando ho iniziato questo libro è stato un profondo moto di tenerezza, perché la storia principale è fondamentalmente il resoconto di un innamoramento tra questo ragazzo, nonché voce narrante, nonché protagonista, che fa il fotografo, e una ragazza che fa la ballerina. Anche lei nera, anche lei proveniente dal sud di Londra, e quindi insomma anche lei a conoscenza delle mille difficoltà in cui si trova una persona nera in una società di bianchi. Se però il libro inizia con la premessa tenera del raccontare come questi due ragazzi si innamorano, e vi assicuro è una delle cose più tenere che io abbia letto negli ultimi tempi, senza tra l'altro mai scadere nel trash, è tutto assolutamente delicato, è proprio veramente bello. Questa è stata la parte che mi è piaciuta di più. Nonostante questa premessa di tenerezza, però, nell'andare avanti le cose si complicano parecchio. Non vi rivelo nulla sulla dinamica che c'è tra questo ragazzo e questa ragazza, perché è stato proprio bello anche scoprirlo man mano. Mi concentrerò però a parlare del background che c'è dietro a questo libro. Questo perché in realtà non si parla soltanto, non ci si limita a parlare dell'esperienza dell'innamoramento, ma si esplora anche che cosa voglia dire essere nero a Londra, in questo caso, e la profonda paura che ti attanaglia quando sai che un passo falso può costarti la vita. Quindi diciamo che si esplora anche la tematica del Black Lives Matter, no? Il fatto che la tua pelle sia praticamente un bersaglio alla mercé degli altri, dell'ansia nel confrontarsi anche con le autorità, con chi dovrebbe proteggerti in realtà è quasi il tuo peggior nemico. Sullo sfondo quindi di una storia d'amore tenera e delicata c'è anche molto di più. È un libro, è una storia che sono intrisi di una profondissima umanità che traspare proprio dalle pagine. Anche qui siamo in presenza di un esordio, ma devo dire che ho trovato la scrittura meno d'impatto, meno incisiva. Questo perché è un tipo di scrittura che è molto poetico, che avanza per metafore, che si perde a volte, e io l'ho trovata purtroppo molto dispersiva. Quindi mi è piaciuta moltissimo la trama, l'idea, il contenuto di questo libro, non mi è piaciuta altrettanto purtroppo la confezione. Io in realtà poi ve lo consiglio assolutamente, perché probabilmente c'è anche una componente di gusto, perché io non sono particolarmente attratta da queste storie molto metaforiche, molto alte in un certo senso. Io preferisco una prosa lineare che vada al punto, nitida. Invece qua devo dire che a volte la prosa era così tanto artificiosa, piena di riflessioni che andavano veramente lontanissime, che tante volte non riuscivo a capire. Purtroppo mi ha distratto, diciamo, dalla storia principale, e quindi non posso dire di aver avuto un'esperienza di lettura totalmente fluida. Questo però non vuol dire che non ve lo consiglio, perché in realtà tutto sommato mi è piaciuto. È una storia a cui io ho dato 3 stelline appunto perché la confezione non mi è piaciuta, ma che ritengo assolutamente valida per quanto riguarda il contenuto. E se avete voglia di leggere un libro che parli di innamoramento senza essere troppo dolce, zuccheroso e diabetico, io questo ve lo consiglio assolutamente, perché è un modo di raccontare l'innamorarsi veramente molto delicato, pieno di tenerezza. Quindi assolutamente, se avete voglia di leggere una storia del genere, io ve lo consiglio senza remore. Passiamo adesso al libro a cui ho dato 5 stelle e su cui sono più entusiasta tra le letture dell'ultimo periodo, che è Nella casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Machado. Ora, io mi sono approcciata a questo libro sapendo già che dovevo aspettarmi qualcosa di sperimentale, qualcosa di originale, di nuovo, ma assolutamente non mi aspettavo a questi livelli. Si tratta di un memoir in cui la scrittrice parte dalla sua esperienza personale di abuso psicologico all'interno di una relazione queer con un'altra donna, e si va in un certo senso a creare un solco, una sorta di testimonianza che stia lì per ricordare che gli abusi non avvengono solo nelle relazioni eterosessuali, ma anche nelle relazioni omosessuali. Quello che mi ha colpito particolarmente è che proprio partendo da questo assunto si vanno a scardinare degli stereotipi, si vanno a scardinare proprio a ribaltare anche delle dinamiche. Le dinamiche in cui si vede l'uomo, appunto perché è più forte, come usurpatore, come oppressore, mentre nelle relazioni tra donna e donna questa cosa sembra quasi non esistere. La Machado questo non lo fa solo raccontandoci la sua storia in maniera
super originale, che adesso vi spiegherò anche perché, ma lo fa anche con dati alla mano, portando proprio in superficie come non ci sia memoria storica di abusi nelle relazioni queer. Si vuole quindi far luce su questo fenomeno, sul fatto che questa cosa esista e come, e si vuole anche andare a scardinare una visione della categoria queer come dei soggetti quasi non umani, perché fondamentalmente sei queer e hai diritto di esistere soltanto se sei pura, soltanto se non commetti errori. Invece no, bisogna far luce proprio su queste dinamiche per dimostrare che anche le persone queer sono umane, anche loro sbagliano. Non hanno diritto di esistere solo perché sono brave e buone, ma hanno diritto di esistere semplicemente perché ci sono, perché esistono. Hanno il diritto di sbagliare proprio perché sono umani, e questo senza preoccuparsi che ci sia poi cattiva pubblicità, che qua è una cosa che la Machado dice spessissimo, e c'è una sorta di double standard, perché tu non diresti mai a un uomo che abusa psicologicamente della sua compagna: ah, però vedi, è perché sei eterosessuale. E invece questa cosa sembra quasi esistere, o comunque è una paura di tanti forse, il fatto che proprio perché ci sono dei meccanismi disfunzionali nelle relazioni omosessuali, questo possa voler dire che, ah, vedi, è perché sei omosessuale. Invece questa cosa deve essere scardinata, ed è esattamente quello che fa Carmen Maria Machado attraverso questo libro. Tra l'altro, il libro si apre con una frase: se ne hai bisogno, questo libro è per te. Proprio perché c'è una sorta di tabù, una sorta di nebbia quando succedono queste cose, quando si realizzano queste dinamiche, e proprio questa nebbia fa sentire le vittime sole, incomprese, quasi come se non potessero parlarne all'esterno perché verrebbero additate come strane. No, ma queste cose non succedono. Ma al di là del contenuto del libro, io sono rimasta assolutamente folgorata dalla forma. Cioè, è una roba veramente che io non avevo mai visto. Mi sono approcciata aspettandomi un memoir, ho trovato un memoir che però è assolutamente inaspettato, cioè una forma completamente fuori dagli schemi. Innanzitutto si parte dal concetto di casa. La casa dei tuoi sogni è una sorta di scenografia dove avvengono appunto tutti gli episodi di abuso. Ogni capitoletto è chiamato la casa dei tuoi sogni come. Questo come apre una sorta di catalogazione di diversi generi letterari, riferimenti alla cultura pop che possono essere serie TV, film, fumetti, o generi letterari che possono essere il Bildungsroman o le erotica o il pulp, di tutto. E ogni capitoletto assume la forma del genere da cui prende appunto il nome. Ne viene fuori quindi un'opera assolutamente eclettica e fuori di testa, di un'originalità e di una fantasia incredibile. Tra l'altro la Machado gioca molto con il lettore, è tutto narrato in seconda persona, in cui la Machado del presente parla alla sé del passato, quindi la sé che era nella casa dei suoi sogni. È tutto organizzato tra l'altro in piccoli capitoletti con delle note a piedi pagina che secondo me sono veramente ironiche, in cui la Machado cerca di incasellare ogni episodio che lei ha effettivamente vissuto in uno dei tropi della fiaba. Quindi da un lato crea una sorta, vuole mappare una sorta di fiaba contemporanea, dall'altra parte ti fa anche sorridere molto perché l'originalità di quello che ci accade probabilmente è assolutamente fittizia, qualcuno ci ha pensato prima di noi, e ogni episodio sta nel solco di qualcosa che è stato già raccontato. Quindi non so, io l'ho trovato veramente geniale. Tra l'altro quello che racconta è veramente agghiacciante, fa venire i brividi come ovviamente ogni storia di abuso, ma lo fa assolutamente senza nessuna autocommiserazione, con dei toni ironici e stranamente neutri, perché deve essere stato veramente difficile raccontare un trauma, decostruirlo fino appunto ad affrontarlo e superarlo, mantenendo un tono senza alcun vittimismo. È uno dei libri recenti più originali che io abbia letto, quindi mi sento di consigliarlo e mi sento di dire che se si è appassionati di letteratura contemporanea, questo è assolutamente un libro imperdibile. Parliamo infine dell'ultimo libro di questa raccolta di millennials che non sanno cosa fare della propria vita, ed è L'esercizio di Claudio Petrucci. Prima cosa che voglio dirvi: se leggete la quarta di copertina non fidatevi, perché coglie una sfumatura così lontana da quello che è effettivamente
effettivamente questo libro che io sono rimasta molto spiazzata quando poi l'ho iniziato e non ho trovato quello che mi era stato descritto, diciamo, dalla quarta di copertina. Protagonista, nonché voce narrante, è Filippo e la sua fidanzata Giorgia. In realtà si tratta più che un racconto di coppia, di un triangolo tra Filippo, Giorgia e l'insegnante di teatro di Giorgia del passato che ripiomba nella sua vita, che è Mauro. Il libro si apre con un lunghissimo, di 60 pagine, prologo in cui Filippo racconta la vita di sé e di Giorgia. Quello che all'inizio fa un po' storcere il naso e infastidisce un attimo è il fatto che Filippo racconta in prima persona, ma è in realtà un narratore onnisciente nei confronti di Giorgia. Infatti racconta i pensieri di Giorgia, quello che fa durante la giornata anche quando non sono insieme, e questo all'inizio può lasciare veramente molto spaesati e spiazzati. All'inizio infatti io avevo pensato a un'ingenuità della scrittrice, però poi andando avanti e leggendo c'è una scrittura veramente bella, è scritto bene questo libro, quindi onestamente mi è venuto il sospetto che ci potesse essere qualche sorta di spiegazione, ed è solo arrivati alla seconda metà del romanzo che secondo me si capisce che cosa voleva fare la scrittrice. Giorgia e Filippo sono prigionieri di una vita che fondamentalmente non li appaga, ma non riescono a tirarsene fuori, non riescono a fare quel passo e a cambiare la vita in positivo andando a fare effettivamente quello che vogliono fare. Filippo è laureato in lettere ma si trova costretto a lavorare nel bar dei suoi genitori, Giorgia invece ha abbandonato l'università per problemi economici ed è passata di lavoro in lavoro fino a finire a lavorare in un supermercato. Tutto inizia quando Mauro ripiomba nella vita di Giorgia e le propone di ritornare a fare teatro. Lei ha fatto teatro per lungo tempo e poi alla fine si è allontanata per motivi misteriosi. Nel momento in cui Giorgia ritorna sul palcoscenico, sembra aver riacquistato la fiducia in se stessa, un po' di vitalità, se non che lei ha un mostro che vive molto vicino a lei, e questo mostro è la malattia mentale. Infatti durante la prima dello spettacolo organizzato da Mauro, in cui Giorgia recita come protagonista, ha un crollo psicologico e le viene diagnosticata una schizofrenia paranoide. In particolare questa schizofrenia si rivela come la convinzione di essere il personaggio che lei si trova a impersonare sul palcoscenico. Ovviamente non è tutto così semplice, perché la malattia mentale è una cosa assolutamente complessa e che sicuramente non è facile né per la persona che la vive, infatti Giorgia deve essere internata, né per le persone che le stanno intorno. In realtà dopo essere stata internata viene fuori che Giorgia era assolutamente consapevole di questo suo disturbo e di questa sua problematica, ma non ne aveva reso partecipe Filippo, appunto perché era convinta di poter gestire tutto per conto suo anche senza terapia farmacologica. Da lì, dall'internamento di Giorgia, che avviene in realtà anche abbastanza all'inizio del libro, viene esplorato il rapporto tra Mauro e Filippo. Loro si rivelano in realtà come due personaggi molto positivi nella vita di Giorgia e anche molto positivi l'uno per l'altro. Si stanno accanto mentre Giorgia è praticamente in uno stato assolutamente catatonico, non parla, non si muove, non riesce a fare nulla. Nel frattempo Filippo viene inserito nel giro di Mauro, vengono esplorati i background di questi due personaggi. Nel frattempo i due decidono di ideare un piano e in un certo senso riscrivere la vita di Giorgia attraverso un copione della sua vita. Mi spiego meglio. Giorgia si ritrova a impersonare i personaggi, appunto, che le vengono affibbiati da recitare. Quindi se lei si trovasse a leggere e voler recitare un personaggio che è esattamente corrispondente a chi è Giorgia, probabilmente riuscirebbe a tornare in sé, o comunque riuscirebbe a riacquisire una versione di sé. Quindi c'è questa riflessione veramente molto bella tra cosa vuol dire essere una persona e cosa vuol dire essere un personaggio, una riflessione sull'identità. E dalla visione di Mauro e Filippo come due personaggi assolutamente positivi, si passa anche ad inquadrare gli stessi personaggi quando si ritrovano a dover dare una personalità a Giorgia. Ed è come se l'esercizio è proprio quello di creare un copione per Giorgia che lei possa recitare e entro cui si possa identificare, è come se venissero effettivamente rivelate le vere nature di queste due persone, proprio perché noi le abbiamo conosciute e ci siamo attaccati a loro in un momento in cui li vedevamo come persone estremamente positive, persone con cui empatizzare, appunto per la loro perdita, la perdita di un'amica per Mauro e la perdita di una compagna per Filippo. Ora non voglio dire più
più niente perché ho paura di spoilerare, però è un libro che mi ha veramente stupita. Io sono stata fino a metà libro a cercare di capire dove volesse andare a parare. La prosa mi stava piacendo molto, mi piaceva anche come era esplorata e raccontata la dinamica che si è venuta a creare tra Filippo e Mauro, però continuavo a dire ok ma quindi, e devo dire che questo libro è arrivato fino alla fine e mi ha regalato un grande senso di appagamento. È un libro che si vede che è pensato dall'inizio alla fine. È come se, partendo da una cosa estremamente reale come può essere la malattia mentale, ci si allontani sempre di più da ciò che è reale, dall'attinenza alla realtà delle cose anche dal punto di vista clinico, per arrivare a una sorta di allegoria sulle dinamiche dei rapporti di potere. È ovvio poi che lo strumento narrativo è solo un mezzo per raggiungere queste riflessioni, ed è anche chiaro che io non penso che scrivere il copione della vita di qualcuno può servire a guarire quella persona, cioè dal punto di vista proprio medico io non credo che questa sia una cosa che effettivamente può accadere, poi ovviamente io non sono un medico, però insomma non è quello il punto, non stavo lì a cercare l'accuratezza clinica, perché in realtà la riflessione che ne viene fuori è una riflessione molto più ampia e che in un certo senso a me sembra più un'allegoria che un racconto che debba avere necessariamente un'attinenza reale. Io ve lo consiglio moltissimo, è un libro veramente originale, scritto con una prosa pulita, scarna, limpida, quindi veramente se ne avete la possibilità prendetelo in mano perché merita davvero tanto. Bene amici, questo è il resoconto delle mie ultime letture, come sempre grazie di essere arrivati fino a qui, io vi mando un grande bacio e noi come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!